Cari amici di Lega Nerd e Mondo Nerd, siamo qui con uno che, siccome già porta il mio nome, dovrebbe esserne onorato. Sì. Aspetta, di che anno sei tu? 82. Io sono 83, cazzo, hai vinto. Ci vuoi di cazzo? Sono più vecchio. No, su Lega Nerd si può. In radio magari lo tagliamo e ci mettiamo il beep. Beep, beep, sei più vecchio tu. Lui, vi faccio presente che Giacomo Bevilacqua, questo grande, simpaticissimo autore di fumetti, è stato l'unico a chiedere di essere intervistato perché ci conosce e ritiene un onore. A voglia, a me mi piace un botto Lega Nerd e infatti dovevate intervistare Lorenzo Barto. Ho detto no, io pure voglio essere intervistato a Lega Nerd. Ma anche a Panda piace Lega Nerd. Un botto. Ci farai il disegnino? Assolutamente sì. Allora, dici i tuoi prossimi progetti così ti possiamo seguire. Ok, allora, intanto continuo con Panda una volta a settimana il lunedì sul blog pandalikes.com. Dopodiché ho una rubrica fissa su Wired, il portale wired.it, ogni venerdì. È una rubrica in cui di base mi faccio gli affari miei e lo scrivo pure. E poi delle cose top, sai come funziona sto mondo, sanno le cose top secret per cui non si può parlare, quindi sotto contratto, diciamo, perché esatto, tutte cose, capito? Sì, sto seguendo adesso un progetto dalla parte, diciamo, del merchandising, del licensing di Panda, che diventerai ricco e famoso. No, in realtà, sempre più ricco. No, del Panda io non c'entro niente, infatti il discorso è che fa tutto lui, i ragazzi rimorchi a lui, i sordi via lui, io non faccio niente. Sei interposta persona, insomma. Bravo, sei il terzo incomodo, esatto, nel rapporto tra i fan e il Panda. Io so quello che mette il nome e che poi se succedono il casino ci rimetto io, in realtà tutto il resto. Senti, in conclusione dici un po', uno, chi sono le tue influenze principali? Sì. E due, qual è il personaggio o la storia dopo la quale ti sentiresti l'uomo realizzato, un uomo realizzato e arrivato? Ok, allora, le mie influenze principali sono state, quando avevo 17 anni mi è presa una varicella, che si dice che infatti più vai avanti e la prendi e più te dura tanto. Infatti a me sta varicella mi durò un mese. Con la scarlattina come si è messo? No, con la scarlattina ce l'ho avuta. Rosolia? Rosolia pure, pure la sesta malattia, cioè quelle no, tutta la patite, quelli gli orecchioni ce l'ho avuto. Quella è stata un'influenza molto molto importante. Poi dopo sono venuti dei disegnatori effettivamente che quali dice? Vabbè, non so, io sono nato con realistico, quindi ti dico, non so, a me mi leggevo tutti i fumetti, mio padre è collezionista, quindi fumetti americani quasi tutti. A 10 anni avevo già letto tutti i Manara, quindi pure dalla parte sessuale già avevo imparato un sacco di cose che poi ho scoperto essere completamente sbagliate, però insomma, diciamo che le donne non si comportano proprio così, ma no, diciamo di no. Andavo in giro a cercare quella scatolina, sai, il fumetto di Manara, quella scatolina, non l'ho mai trovata. Però vabbè. E poi che altro? Non lo so, poi in genere, sai, col fatto che comunque leggo molto, ho fatto sempre un sacco di cose, un sacco di esperienze, ho detto io al liceo ho fatto 10 anni, quando di media se ne fanno 5, quindi insomma varie esperienze. Ci siamo passati quasi tutti. Esatto, quindi varie esperienze nella vita, cose eccetera, e poi a un certo punto ho sentito l'esigenza di creare sto Panda, è uscito fuori, mi metti in ansia con sto microfono. Devo tenerlo vicino perché col casino che c'è. Lo so, c'hai ragione. Ora però la domanda fondamentale. Chi vorresti o cosa vorresti disegnare per sentirti un autore completo e dire ah guarda, quasi un orgasmo? Questa in realtà è una domanda abbastanza complessa, perché a me mi piacerebbe scrivere e disegnare una cosa mia, cioè nel senso Panda è comunque scritto e disegnato da me, quindi la mia completa realizzazione sarebbe effettivamente vedere un altro fumetto oltre Panda, magari un po' più realistico, come con un altro stile, che però fosse scritto e disegnato da me, una storia completa che magari c'è in filo una dentro. Saga, una saga, ma pure una mini saga va bene. Troppe saghe fanno male e fanno diventare ciechi con questo lavoro, se io divento no, non devi, esatto, quindi insomma, e nel quale magari ci riesco a infilare dentro un po' sempre affari miei. Io ho il vizio di infilare affari miei. Ce l'hai un'idea un po', oppure dovrà nascere ancora tutta questa saga? Sta saga in realtà è già cioè nel senso nella mia testa c'è tutta, è concepita pure su un file nel mio computer. Poi vediamo un po', insomma, adesso le proposte stanno, cioè sto iniziando a vagliare cosa ho detto, ma tu stai cercando di tirar fuori qualcosa che io però non ti posso dire. Allora, certo, ti dico, non è embrionale, c'è già un pacchettino, diciamo così. Noi ti aspettiamo al varco. E adesso, in conclusione, ci devi dire al bioparco, se al vuoi bioparco. Anche. In conclusione però ci devi dire, allora, Giacomo Bevilacqua piace Lega Nerd e Mondo Nerd. Sì, so 3 volte e dici in conclusione, non ho ancora finito, però... A Panda piace Lega Nerd, eppure tanto, effettivamente.